Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto. Alla conclusione, all'incrocio sotto i pali. Ma questo è un gol incredibile. Appassionati di pallamano, nuova puntata di Handball Talk. Siamo tornati, io sono Matteo Aldamonte e con me, come al solito, c'è Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti. Scelta Gigi piacevole e quasi obbligata dopo gli ultimi accadimenti in maglia azzurra del nostro ospite di oggi, perché sicuramente la sorpresa più lieta di queste due partite che l'Italia ha giocato nelle qualificazioni europee contro Bielorussia e Norvegia è il debuttante Nico Kasia, al quale diamo il nostro saluto. Ciao Nico. Ciao, grazie per l'invito. Ciao Nico, ciao. Allora, innanzitutto, come stai e mi devi raccontare emozioni e sensazioni di questo debutto con la maglia della nazionale, perché tu, insomma, eri già stato chiaramente nell'ambiente della nazionale, poi hai definito tutti i passaggi burocratici per il passaporto e quindi per la tua convocazione in nazionale, hai debuttato in due partite mica da ridere, ecco. Sì, guarda, sto bene adesso, guarda, è da un po' che allenavo con la nazionale, sì, e giocavo non le partite ufficiali per prendere il passaporto, ed era un po' che ci tenevo veramente a giocare con la nazionale. Sì, è successo finalmente, e ero molto teso, devo dirla tutta, perché dopo così tanto tempo è un'emozione, credo che per chiunque credo sia un'emozione grandissima giocare per la nazionale. E peccato per i risultati, però come ho detto anche in intervista dopo la partita, è un bel gruppo, sono stato già subito accolto, che è una cosa scontata, delle persone fantastici, gli amici fantastici, e quindi sono molto contento, ecco. Gigi, noi tutti quando l'abbiamo visto giocare abbiamo detto, ecco, questo è un giocatore che mancava obiettivamente nelle frecce da portare all'arco della nazionale. Eh sì, è un... Per caratteristiche, per caratteristiche. Caratteristiche, sì, sì. Noi tante volte in queste nostre uscite nel commentare la nazionale abbiamo sempre, non dico lamentato, però notato come avessimo per tanto tempo potuto registrare problemi dalla linea dei 9 metri. Quindi non c'erano tutti questi tiratori puri, anzi tutt'altro. Tolto Bulsamini, che è cresciuto tantissimo nelle ultime uscite, però poi erano tutti gol che venivano un po' più di furbizia, di esperienza, non da bombardieri, non da terzini puri, da tiratori degni di questo nome, e questo mancava un po' da un po' di anni, anzi da parecchi anni, e adesso insomma ritrovare trovare Nico Kasia, che è lo possiamo definire tranquillamente un terzino vecchio stampo, un terzino pure, puro, un tiratore, colui che nel gergo tecnico è uno che spacca le porte, è un bel vedere ed è assolutamente la nota lieta di queste ultime due uscite. Un ragazzo che senza paura si prende i primi due tiri e li sbaglia, che ricordiamo anche questo, anche l'excursus. Sarebbe stata la prossima domanda, infatti, sì. Esatto. Ah, ecco. Sì, quindi sì, non sì. Te la brucio, te la no vai no gli volevo chiedere proprio insomma che cosa ha pensato dopo i primi due tiri in nazionale che non sono andati, tiri sbagliati, e poi ha pensato. Ma secondo me un terzino puro pensa solo a fare il suo lavoro, cioè a tirare, a trovare l'occasione, quindi forse ha fatto non forse sicuramente ha fatto benissimo, ma ha preso solo le misure con la porta, perché poi ne ha inanellati 7 su 7 dopo i primi due sbagliati, quindi complimenti. È vero. Chiaramente altra storia in Norvegia, però insomma. È vero Nico? Cioè dopo i primi due tiri, che cosa ti passa per la testa alla prima partita in nazionale? Penso che quando l'ho messo in campo, comunque poi tirata così importante, ero molto molto teso. Quando ho avuto la palla in mano ho avuto diciamo fretta di tirarla, fretta di lasciarla, di mettere la tensione tutto. Poi dopo sono stato timeout dopo i tiri sbagliati, il tema del mister Trellini, e lì dopo il compagno mi ha detto già come sai giocare, tira tranquillo, tira forte in porta, vedrai che entra, e dopo è entrata, è entrata per 7 volte sì, e dopo no, ma dopo appena mi sono tranquillizzato, appena ti sblocchi un pochino, dopo sì, fai il tuo gioco, fai quello che sai fare, e dopo la palla entra, sì, esatto.
Senti, ma quando hai iniziato a giocare a pallamano avresti immaginato alla tua età, tu sei un 2001, di ritrovarti a giocare contro Sander Sagosen? Guarda, io sono partito come portiere, ne era più in un'altra, poi dopo sono arrivati tipo 3-4 portieri, sono arrivati e quindi non giocavo più, allora ho deciso di passare a terzino. Poi ho avuto uno sviluppo fisico importante fin da giovane. Continuavo a giocare, ma giocavo a pallamano, non avevo mai pensato di arrivare a giocare contro Sagosen. Quando l'ho visto alla partita mi sono veramente emozionato, cioè è un'emozione unica, perché vederlo in TV è un conto, poi vederlo lì, che è enorme, è un cavallo, è enorme. Veramente è una cosa mostruosa, vederlo lì davanti e giocare così tranquillo, spensierato, così pulito, proprio un bel gioco, un'emozione, però sì, è stato, non l'avrei mai detto, invece succedono certe volte, hai visto? Certe occasioni, certi sogni. E a proposito di sogni, ecco, quali sono i tuoi sogni da sportivo, naturalmente? Guarda, ovviamente sto seguendo questo sogno che è la pallamano, che per me è uno sport fantastico, mi sta dando tante soddisfazioni, mi sta facendo conoscere tante persone fantastiche, uniche, tanti nuovi amici, e quindi continuerò nel mio sogno, perché sono uno molto testardo, diciamo, è uno che ci tiene tantissimo le cose che fa, quindi continuerò a seguire il mio sogno e vedremo dove mi porterà. Speriamo a qualche grande torneo con la nazionale, questo te lo dico io, io sogno per te su questo. Gigi, senti, lui è un po', diciamo, ecco, il testimonial in questa nostra chiacchierata di una generazione di giocatori della nazionale italiana che nella partita contro la Bielorussia soprattutto, ma in realtà poi sono stati un tema ricorrente di tutte queste qualificazioni, hanno un po' rappresentato il ricambio generazionale, pian pianino, partita dopo partita, poi in queste ultime due partite in maniera proprio netta. Appunto, dicevo, il ricambio generazionale. Tu come l'hai visti questi ragazzi? Perché obiettivamente proprio contro la Bielorussia, che era una partita da dentro fuori, un po' per le circostanze, perché siamo arrivati senza Parisini e senza Marrocchi, che sono comunque due giocatori, Parisini è comunque giovane ma comunque d'esperienza, e abbiamo iniziato giocandocela subito con Nardin, con Mengon, Bortoli, insomma Dantino, che comunque è un giocatore del 99, Martini schierato in maniera sistematica, davvero tanti e tutti con minutaggi assolutamente notevoli. Diciamo che siamo nel bel mezzo di questa rivoluzione generazionale, quindi con tanta carne sul fuoco, tanta carne di qualità, è ovvio che con cotture diverse, ecco, se vogliamo continuare questo parallelismo, cioè ci sono ragazzi di indubbio valore che hanno delle capacità straordinarie, che chiaramente stanno lavorando per cercare di acquisire il più velocemente possibile quella che è l'esperienza, il minutaggio e la capacità di giocare ad alti livelli, e si vede anche per sugli sviluppi fisici. Guardo un Mengon, ecco, un Mengon che sta tenendo il campo sempre meglio, è fisicamente un ragazzo già strutturato. Persone o ragazzi, Nico Casia è un altro che è precocemente strutturato, quindi già un fisico importante sul quale poter lavorare. Altri che devono ancora lavorare, guarda Bortoli, se vuole diventare terzino, l'abbiamo già visto a terzino in nazionale, c'è stata questo iniziato come un esperimento e poi è stata una piacevole sorpresa. Chiaro che per lui la strada è ancora molto lunga, deve mettere su chili, deve mettere su esperienza, eccetera, però insomma c'è tanto materiale su cui lavorare e sono tutti ragazzi che lasciano ben sperare. Nico, voi come la vivete questa cosa, questo ricambio, chiamiamolo così, in nazionale? Perché adesso siete più voi quasi, no, che i giocatori di maggiore esperienza. Questo ovviamente è un elemento estremamente positivo, perché dà futuribilità alla nazionale, e poi in generale comunque è una nazionale giovane, molto giovane, perché tolti Skatar e Turkovic, il resto sono veramente, anche Parisini, Bulsamini, Savini e altri giocatori, sono comunque, è un gruppo comunque tutto molto molto giovane, però siete tanti a questo punto, millennials, chiamiamovi così.
Sì, guarda, ne stavamo parlando proprio durante lo stage, l'ultimo stage, che ci hanno molta fiducia, sia nazionale, sia il mister Grillini, sia tutto lo staff, il gruppo e i giocatori, diciamo, d'esperienza, ma non sono esperienti, giovani anche loro, come Parisini, Buzzamini, gente che gioca anche all'estero e che ha visto più Palamano di noi giovani, ovviamente. Ci hanno molta fiducia e noi la stiamo accettando e la stiamo accogliendo molto bene, diciamo. Siamo molto contenti, però siamo un gruppo veramente accanito, con molta fame, ecco. Quindi abbiamo molto margine di miglioramento, che questo non c'è dubbio, perché facciamo tanti errori, però abbiamo anche tante qualità, mentalmente ho visto i miei compagni, comunque gente che ci tiene veramente, che vuole veramente fare. Quindi dandoci la fiducia che sta andando adesso possiamo far tanto, ecco. Poi siamo molto contenti perché sia il gruppo sia la squadra, tutto quanto ci ha accolto molto bene e quindi siamo a nostro agio, è come se fossimo lì da sempre. Certo, certo, è una prosecuzione quasi naturale poi di quello che è stato fatto magari con le nazionali giovanili, tu in misura minore perché tu ti sei aggregato un po' in corsa con le nazionali giovanili, però avevi già fatto delle presenze in tornei non ufficiali, se non ricordo male, alla TB Cup. Sì, sì. Ascolta, io ho guardato prima di telefonarti un po' le tue statistiche anche con Siena, anche diciamo della tua seppur giovane carriera. Tu sei uno che segna una marea di gol da sempre, cioè tu negli ultimi 2 anni a Siena, per esempio, anno e mezzo, perché poi la stagione scorsa è arrivata a metà, hai segnato, praticamente hai superato i 200 gol tra campionato, coppe e così via, sei sopra i 220 gol. Hai mai riscontrato, visto che ecco, sei un giocatore che viene costantemente, sei stato negli ultimi anni costantemente messo davanti a nuovi banchi di prova, perché sei arrivato in Serie 1 da Nonantola e hai subito segnato tanto, sei arrivato in Coppa Italia dove insomma non è banale giocare subito bene e hai sempre fatto gol, hai fatto tanti gol. Hai debuttato nelle coppe europee, idem, hai debuttato in nazionale allo stesso modo. Guarda, diciamo che ovviamente la mia forza fisica mi ha sempre aiutato molto, anche nelle mie carenze tecniche, non tantissime, però diciamo che la mia forza fisica è, come a volte definisco, forza ignorante, che ho molto, e mi ha sempre aiutato. Poi ho la fortuna, diciamo, che mi ha dato al livello e a volte sì, riesco a far bene. Poi invece tirare molto e tiro forte, quindi sì. Poi ho avuto, diciamola così, l'anno scorso con la Siena ho avuto attorno giocatori, vicino giocatori, quindi metti Guido, metti lo straniero Demis, ho avuto Vito che mi ha segnato tantissimo, ha segnato, quindi ho avuto sempre giocatori molto forti a fianco che mi hanno creato molti spazi e quindi ho avuto anche delle agevolazioni, ecco. Poi in nazionale uguale, cioè sono giocatori attorno che ti creano molto spazio e quando sei uno contro uno lì magari vince la forza fisica, un po' la fortuna c'è sempre, un po' la forza, quindi sì, diciamo che ho avuto anche la fortuna di avere gente attorno che mi ha sempre aiutato, come quest'anno Pablo che mi ha segnato tantissimo, Filippo uguale, e voglio sempre imparare sempre di più e quindi chiedo sempre a quelli più esperti, più vecchi, darmi consigli e questo mi ha aiutato tantissimo in questo periodo. Gigi, tu che in questo momento anche tu della tua carriera, diciamo, sei un esperto dello spogliatoio, è fondamentale poi incontrare, quando si è così giovani lungo la propria carriera, dei giocatori, ecco, come Marrocchi, come Gaeta, come Radovcic, come Fovio, gente che ha vinto tanto, ha giocato a alti livelli, che ti può, anche solo guardandoli negli atteggiamenti, dare una dritta, far capire qualcosa, insomma, farti apprendere qualcosa. Non c'è dubbio che le persone che hanno una certa esperienza, che anche con l'esempio possono insegnare tanto, dall'altra parte però c'è bisogno di gente che ha la voglia di imparare, che ha la curiosità di mettersi in discussione, che ha l'umiltà di fare un centimetro alla volta
giorno dopo giorno. E quindi questo binomio, da questo binomio nasce il matrimonio perfetto. Quindi avere giovani con qualità che hanno la voglia di imparare, messi accanto a persone che già solo con la presenza riescono ad insegnare, ad essere come dire, dei personaggi che hanno la capacità di trasmettere voglia, entusiasmo, capacità tecniche, comunque anche consigli, che anche una pacca sulla spalla piuttosto che una tirata d'orecchi, credo che questo sia indispensabile per poter bruciare le tappe, per poter avere una crescita costante che può portare ragazzi di indubbio valore ad altissimi livelli. Nico, io ti do un consiglio spassionato, che è di ringraziare e salutare Ilenia per questa intervista, perché quando l'ho avvertita mi ha detto va bene, ma se non mi cita sappi che lo gambizzo. No, perché lei ha fatto tantissimo veramente per riuscire, cioè Silvana Nazionale ha fatto, e lei ha fatto tantissimo per riuscire ad avere il passaporto in tempo e cittadinanza per queste due partite, e quindi devo anche tantissimo a tutto loro per aver giocato e aver fatto quell'esordio lì, per questo. Bene, io specifico, Ilenia è Ilenia Girolami, che è l'ufficio stampa e anche team manager della Ego Siena, insomma un po' un factotum della Ego Siena, e Silvano è Silvano Seca, che è il team manager delle nazionali azzurre. Questo lo dico a beneficio di chi non li conosce, ecco. Direi che ci siamo detti tutto, ti chiedo solo sul campionato di Serie A Beretta una battuta, una considerazione sulla tua squadra, sul tuo Siena, che ha avuto un girone di ritorno un po' così, e un po' complicato, e su Conversano soprattutto, sulla stagione davvero stratosferica di Conversano. Guarda, noi ci siamo fermati con una onda positiva, ci avevamo ripresi, con rientro anche dello straniero, abbiamo creato di nuovo, stanno giocando bene, ho avuto la pausa, stiamo riprendendo con calma. Sabato abbiamo Cingoli, che è difficile perché loro puntano a salvezza e quindi verranno tutti al presenti. Dobbiamo fare il nostro gioco, giochiamo in casa, quindi dobbiamo farci rispettare ovviamente. Poi sto campionato di Serie A, il Conversano l'ha stravinto, a mio parere meritatamente, perché è la squadra più costante, più completa, e dove ha avuto pochissimi alti bassi. Poi noi ci stiamo giocando per il terzo posto con Bolzano, proviamo ad arrivare al secondo posto per Sassari. Noi giocheremo fino alla fine, perché ovviamente anche un posto in più in classifica comunque per orgoglio, per onore, comunque non fa mai male, anche per la squadra, per la società che fa tutto per metterci di giocare. Quindi noi lotteremo fino alla fine e niente. Bene, grazie Nico, ti salutiamo, ti lasciamo andare. Grazie a voi, senti vicino per il video. Grazie, ciao. Ciao Nico. Molto bene, interessante chiacchierata, Gigi, con uno dei ragazzi di maggiore prospettiva della pallamano italiana, senza dubbio. Indubbiamente l'ha dimostrato sin dalla prima uscita. C'erano grandi aspettative su di lui e lui non le ha deluse, ha risposto presente sin da subito, ed è un ragazzo sul quale sicuramente la nazionale italiana punterà e può puntare. Tu mi rispondi presente la settimana prossima invece, con la prossima puntata. Come al solito. E risponderò presente anch'io, senza dubbio. Grazie Gigi, ciao. Ciao Matteo. Ciao a tutti, ciao a voi e grazie ovviamente per averci ascoltato. Buona pallamano a tutti. Ciao ciao. Da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. Un caloroso saluto. Alla conclusione, ha vinto la sua, ma questo è un gol incredibile.